In questa nostra quarta lezione vedremo l'ultima questione relativa alla parte epistemologica ed è relativa alla teologia fondamentale. Un po' come dei cerchi concentrici siamo andati restringendo il nostro ambito di osservazione. Abbiamo cominciato intanto chiedendoci un po' che cosa è la teologia, esaminando alcuni circoscritti aspetti storici e poi alcuni aspetti di natura più teoretica. Infine ci siamo interessati dei rapporti tra la teologia e il magistero, mettendo in luce la delicatezza della questione, e adesso invece ci concentriamo sulla teologia fondamentale. La teologia fondamentale cercheremo di delimitarla, circoscriverla, chiarire l'identità, ma anche mostrando alcuni problemi relativi proprio a questa stessa identità. Quindi la conclusione, l'esito sarà problematico. Questo non vuol dire che la teologia fondamentale non abbia un'identità, ma semplicemente che intorno a questa identità è aperta una discussione. Innanzitutto iniziamo questo esame dell'identità della teologia fondamentale mediante un testo che possiamo dire la magna carta della teologia fondamentale, non c'è manuale che non lo riporti, non c'è manuale che non lo commenti minimamente. Il testo è tratto dalla prima lettera di Pietro, il capitolo terzo. Il versetto spesso indicato è il quindicesimo, ma va detto che tutta la pericope è interessante per la teologia fondamentale. Quindi dal versetto 13 fino al 16. Questi adesso noi leggiamo e questi poi commentiamo. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non scomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla a male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Intanto, la prima lettera di Pietro è una lettera che, secondo alcuni, è riconducibile ad un contesto di persecuzione, ma non tutti sono d'accordo. Costoro affermano che i riferimenti che ci sono in questa lettera ad angherie subite riguardano magari maldicenze oppure pregiudizi che si erano sviluppati intorno alla comunità cristiana e che forse non siamo ancora di fronte a una persecuzione. Tuttavia, sia nell'uno che nell'altro caso, il contesto è sempre quello di una incomprensione, il contesto è quello di una comunità cristiana che viene malversata o della quale non si dice bene, che viene accusata, che viene sottoposta ad un giudizio, ad un vaglio, ad una critica. E allora ecco la risposta di Pietro in questo contesto. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi del bene? Qui una fedeltà al bene è la risposta a chi vuol far del male alla comunità cristiana. Prosegue dicendo: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Questo è il versetto che viene sottolineato spesso, no? Siate sempre pronti a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
siamo dinanzi quindi ad una richiesta, quindi siamo dinanzi ad una responsabilità, la responsabilità di dare una risposta a chi chiede, a chi domanda. Dare ragione, peraltro, è una forma di carità nella misura in cui, se è vero che il pane lo si condivide spezzandolo, la verità la si condivide dandone ragione. Allora, questo sempre pronti a rispondere, quindi a dare ragione a chiunque vi domandi della speranza che è in voi, si iscrive all'interno della carità. È interessante quello che poi segue. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Dare ragione può essere fatto in molti modi. Si può dare ragione polemizzando, per esempio. E l'intento dunque è quello di alimentare uno scontro per poi magari dimostrare la propria forza, la propria veemenza argomentativa e atterrare l'avversario. Si può dare ragione quindi nell'intenzione di chiudere la bocca all'avversario, umiliare l'avversario. Ma l'invito a dare ragione con dolcezza e con rispetto, con retta coscienza, significa semplicemente che il modo di dire la verità appartiene alla verità stessa. Ciò vuol dire che una verità può anche essere usata come una clava, rimane certamente verità, ma è una verità che viene servita senza retta coscienza. La verità deve unire, la verità va comunicata, dove qui la comunicazione rappresenta un vero e proprio processo di comunione. Dare ragione vuol dire convincere, vincere insieme. Non si può pensare dunque al dare ragione come al cercare la vittoria in una battaglia, una vittoria che deve lasciare l'avversario sul campo umiliato. È un testo quindi che ha molto da dire, non solo alla teologia fondamentale, non solo sul compito del dare ragione, ma anche sul modo con cui sostenere un confronto argomentativo con chi ci mette magari sotto accusa o più semplicemente ci domanda ragione. Chiede i motivi della nostra fede, della nostra prassi. Se questo è il testo cardine della teologia fondamentale, proviamo ora a darne una brevissima rassegna di carattere storico. Intanto dobbiamo dire che il termine teologia fondamentale è un termine molto recente. Il termine che ha indicato per tanto tempo la teologia fondamentale è quello di apologia. Giustino, Ireneo scrivono delle apologie. E apologia in sé significa discorso a favore, discorso quindi in difesa. Ovviamente si tratta di un discorso che risponde, un discorso che offre delle risposte a chi pone delle domande. Nel tempo l'apologia si è poi strutturata dandosi una sistematizzazione ed è così che è diventata sistematica, cioè apologetica. L'apologia diventa apologetica quando si dà una struttura, quando quindi non è più occasionale, contingente, relativa alle singole domande che potevano essere poste alla nascente comunità cristiana, magari dai giudei,
oppure dai pagani, siano essi romani o greci, diventa apologetica quando queste domande vengono strutturate. E l'apologetica si struttura intorno a tre questioni. Innanzitutto, quella che chiamiamo, la tradizione ha chiamato, la demonstrazione religiosa. Nella demonstrazione religiosa l'obiettivo è rispondere a chi chiede, a chi domanda, riguardo all'esistenza di Dio. Poi c'è la demonstrazione cristiana, l'altro secondo grande capitolo. Qui si tratta di rispondere invece a coloro che, pur ponendosi nell'orizzonte della fede, si domandano se davvero il cristianesimo possa essere la vera religione e perché, quali motivi esibisce il cristianesimo per pretendere di essere la vera religione. Infine abbiamo la demonstrazione cattolica. La demonstrazione cattolica è la terza domanda e la questione qui è perché il cattolicesimo all'interno delle confessioni cristiane si ritaglia un posto centrale. Ecco allora l'apologetica strutturata su tre livelli: demonstratio religiosa, cristiana, cattolica. È intorno al 700 che l'apologetica comincia ad assumere fisionomie diverse. Il 700 è anche il secolo in cui prende il via una disciplina filosofica che è la filosofia della religione. E la filosofia della religione vuole essere una riflessione razionale, puramente razionale, intorno ad un tema che veniva sempre più messo in discussione. È il secolo dei lumi, questo. Così la filosofia della religione si struttura come una disciplina che ha un contesto, polemico intorno a sé. Di questo clima culturale anche l'apologetica risente e va lentamente quindi riscrivendosi, ripensandosi. Diventa sempre più una teologia fondamentale, ovvero una teologia che non è più concentrata unicamente intorno alle tre dimostrazioni, ma mette a tema anche altre questioni che prima rimanevano solo sullo sfondo, che non erano messe in discussione. Un tema è quello della credibilità. L'argomentazione teologica ha una ragionevolezza peculiare, che non può essere confusa, per esempio, con la ragione di natura geometrica. Ma non solo. Anche la stessa teologia viene messa in discussione, i suoi fondamenti scientifici. È così che l'apologetica non solo si domanda intorno al tema della credibilità, quindi al tema della ragionevolezza del cristianesimo, ma anche intorno alla struttura epistemologica della stessa teologia. Ecco, lentamente l'apologetica diventa la nostra teologia fondamentale, che ha sostanzialmente tre grandi fuochi. Il primo è quello che stiamo vedendo anche noi in questa parte epistemologica, cioè una giustificazione della pretesa razionalità della teologia, un rendere pubblico, un rendere quindi vagliabile, valutabile, la struttura razionale del sapere teologico. Un secondo nucleo è dato dal concetto della stessa rivelazione. Quindi, che cosa è la rivelazione? Infine, il terzo nucleo è quello della credibilità. Che cosa ci permette di sostenere che la rivelazione non è solamente un concetto, ma è anche un fatto, è una realtà, è accaduta, c'è stata. Ecco allora come la teologia fondamentale si struttura intorno oggi a questi tre grandi nuclei. Va detto che ci sono sensibilità diverse a seconda del mondo linguistico in cui ci troviamo. Per esempio il mondo romano, che si muove intorno alla gregoriana o alla lateranense,
è più sensibile al tema della credibilità. Il mondo tedesco è più sensibile al tema dell'epistemologia della teologia. Procedendo oltre questa breve storia della teologia fondamentale, potremmo quasi a mo' di un bilancio dire in sintesi che la teologia fondamentale è una teologia che si colloca su di un crinale, una terra di confine, è una teologia in relazione, è una teologia che sta sulla porta, per usare qui un tema biblico pregno, in quanto porta è dentro e fuori, è cioè una teologia che si confronta con l'altro, dove l'altro può essere l'altro inteso come non credente, l'altro inteso come il non cristiano, l'altro inteso come il non cattolico. Questa alterità a cui si rivolge la teologia fondamentale non è tuttavia limitata alla presenza di qualcuno esteriormente a noi, poiché questa alterità in fondo alberga e si radica nel nostro stesso cuore. È lo stesso credente talvolta che chiede insieme ai salmi: fino a quando, Signore? Perché, Signore? Dio mio, mi hai abbandonato? Ecco, l'altro a cui dobbiamo dare ragione è molto spesso dinanzi a noi, ma altre volte anche dentro di noi. Perciò la teologia fondamentale non è vincolata alla presenza di un'altra fede, un'altra confessione, un altro uomo non credente. Per completare questo breve esame di natura storica sulla teologia fondamentale, posso qui richiamare anche quanto alcuni manuali fanno mentre ripropongono i diversi modelli che hanno strutturato la teologia fondamentale. Ovvero la teologia fondamentale nel tempo ha conosciuto strutture di organizzazione del proprio pensiero, delle proprie argomentazioni, molto diverse. Io qui, a mo' di esempio, presenterò quella antropologica, quindi una struttura della credibilità basata sul modello antropologico, e quella fondazionista, cioè una struttura, riceve tanti nomi, noi la chiameremo fondazionista per comodità, ed è quella basata sulla credibilità come autoevidenza della stessa rivelazione. Se il primo modello può avere dei nomi che fungono come attrattori, può essere per esempio Pascal, ma naturalmente anche Rahner, e il secondo modello può trovare in Baltasar uno dei vertici più recenti, ma non è il solo nome possibile. Anche Barthes, con opportune precisazioni, potrebbe essere inserito all'interno di questo modello. Allora, il primo modello, il modello antropologico, è un modello che punta a mostrare la credibilità della rivelazione sulla rispondenza che esiste tra il messaggio, quindi del Vangelo, e la domanda che l'uomo è. Questa corrispondenza offre, questa adeguatezza offre la credibilità del cristianesimo. L'altro modello, partendo da un possibile rischio insito nel modello antropologico, si propone diversamente, ovvero
Il modello antropologico rischia di fare dell'uomo la misura della rivelazione di Dio. Infatti, dicendo che è credibile la rivelazione di Dio in quanto commisurata, adeguata all'uomo, il rischio è di ridurre la rivelazione all'umano. Naturalmente, dietro a questa critica c'è tutto quel sospetto alimentato da Feuerbach in poi. Il modello baltasariano, fondazionista, quindi, sgancia la credibilità da una dimensione esterna alla rivelazione, rintracciandola invece all'interno della rivelazione stessa. Ovvero la rivelazione è credibile perché essa stessa ha le energie, la forza per essere tale. Tutto questo discorso si muove in Baltasar intorno al concetto di forma e di bellezza. La rivelazione ha una forma, che è la bellezza, che da sé è capace di, con la propria luminosità, con la propria formosità, è capace di attestare la credibilità. Senza qui dilungarmi in ulteriori precisazioni, ma anche senza accennare ad altri modelli ugualmente presenti sul panorama teologico, per esempio quello contestuale di Waldenfels sarebbe un altro modello proponibile, ecco, senza fare questo lavoro vorrei concludere ponendo in maniera schematica, ma spero anche chiara, due questioni. Come abbiamo fatto per la teologia, qual è l'oggetto e qual è il metodo della teologia fondamentale? Per quanto riguarda il metodo, qui non possiamo che riproporre quello che è il metodo in teologia, tout court, semplicemente, quindi rimando a quella lezione. Anche il teologo fondamentale, quindi, ha una attitudine, una capacità, una competenza di natura filologica, per un verso, che lo rende idoneo a leggere testi del passato, ma ha anche una attitudine, una capacità spiccata e particolare a tradurre quel discorso di Dio, genitivo soggettivo, all'uomo contemporaneo, all'uomo moderno, quindi un'attitudine filosofica che lo immerge all'interno delle esigenze di significato, di senso che l'uomo contemporaneo mostra. Quindi, per quanto riguarda il metodo, non dobbiamo far altro che ripetere quanto detto per la teologia tout court. L'oggetto. Ecco, noi abbiamo visto come l'oggetto della teologia è di fatto la scrittura e la tradizione, e qui parliamo della teologia cattolica. Se poi all'interno di questo oggetto noi possiamo ritagliare delle regioni che poi chiamiamo ecclesiologia, sacramentaria, cristologia, escatologia, storia della Chiesa, eccetera, ecco, questo lo facciamo per scopi prevalentemente didattici e anche euristici. Restringendo l'ambito della ricerca è più facile quindi gestire il materiale da osservare. Allora, se la Chiesa diventa l'oggetto specifico dell'ecclesiologia, quindi il ricercare quanto riguarda la comunità riunita da Cristo nella scrittura e nella tradizione, la teologia fondamentale ha un compito che è particolare e generico insieme. Particolare, la teologia fondamentale non ha un immediato interesse per la cristologia o l'ecclesiologia o la sacramentaria e così via. Il suo interesse è nella rivelazione, il fatto della rivelazione. La rivelazione senza un'ulteriore delimitazione del campo.
La teologia fondamentale si interroga su che cosa significa rivelazione, che cosa è rivelazione, che cosa rende una rivelazione credibile, a quali condizioni è credibile. Quindi la teologia fondamentale trova qui il suo oggetto specifico, ma, capite bene, questo oggetto specifico è anche molto generico. Ed allora ecco i problemi di identità della teologia fondamentale. Oggi ci sono nomi importanti che insegnano teologia fondamentale che non esiterebbero a dire che la teologia fondamentale non ha una reale ragione di esistere, poiché chi fa cristologia ugualmente è impegnato non solo a delimitare l'identità di Cristo, ma anche a mostrare la sua credibilità. E così chi fa ecclesiologia non è impegnato semplicemente a delineare l'identità della Chiesa, ma anche inevitabilmente sarà impegnato a mostrarne la credibilità. E allora ecco che costoro dicono, in fondo la teologia fondamentale non può che disperdersi in mille rivoli. Perciò non avrebbe senso come disciplina a sé stante. Naturalmente ci sono altri insigni teologi fondamentali che sostengono invece la necessità di una specializzazione che possa guardare alla rivelazione nel suo insieme e preoccuparsi di renderla sensata all'interno del contesto culturale in cui ci si trova. Bene, in questo modo abbiamo concluso la parte relativa all'epistemologia. Passiamo adesso, pertanto, a la parte istituzionale che, come spiegavo nella prima lezione, può essere ricondotta a questi nuclei tematici: l'auditus temporis, la rivelazione, la credibilità e i rapporti appunto tra teologia fondamentale e teologia sistematica. Quest'ultimo punto adesso si capisce, no, nel suo senso. Di questi quattro nuclei che rappresentano la parte istituzionale, io mi occuperò ora del secondo nucleo, cioè quello dedicato alla rivelazione. E in questa lezione del tema della rivelazione mi occuperò di una chiarificazione di natura filosofica, ma ai confini con la teologia, del concetto di rivelazione. Vorrei qui offrire pure un breve sommario di quegli argomenti che riguarderanno appunto la rivelazione. Infatti, appena visto insieme questa premessa filosofica, cercheremo di mettere a fuoco il concetto di rivelazione nella Bibbia e nei padri, senza entrare in ambiti che appartengono alla teologia della scrittura o alla patristica. Ecco, mettiamo in luce il significato e alcuni problemi legati alla rivelazione nella scrittura e nella tradizione. L'altro argomento ancora che seguirà è il rapporto tra scrittura e tradizione, questione centrale. Vedremo quindi rivelazione e interpretazione e infine rivelazione e storia. Iniziamo appunto con questa premessa filosofica dove l'obiettivo è chiarire il concetto di rivelazione. Un punto di partenza per accedere al concetto di rivelazione è senz'altro quello del linguaggio. Perché? Perché la rivelazione in quanto tale ha una natura formale di natura linguistica. La rivelazione cioè è comunicazione, la rivelazione è linguaggio. Un teologo
facilità nel richiamare questo dicendo che la rivelazione si concentra intorno al Logos. Quindi parlare di rivelazione significa collocarsi all'interno di quel mondo di significati, appunto, che è il linguaggio. Ora noi dobbiamo perciò offrire qui qualche riflessione intorno al linguaggio e coglierne alcuni sensi squisitamente teologici. Partiamo chiedendoci una definizione anche semplice del linguaggio. Ecco, il linguaggio è un potere di significazione, possiamo dire questo del linguaggio. Il linguaggio, in effetti, se ci pensiamo bene, è una capacità di trasformare qualcosa, per esempio della polvere di gesso, in una parola. Pensiamo alla parola scritta alla lavagna. Oppure il linguaggio è la capacità di trasformare qualcosa, che può essere una luce verde, in un significato. Pensiamo ad un semaforo. Il linguaggio è la capacità di trasformare qualcosa, per esempio onde sonore, un mero fenomeno fisico, in significati comprensibili da chi intercetta quelle onde e le sente non come onde sonore, ma come parole. Allora vedete che il linguaggio è un potere di significazione, un potere capace di dare a qualcosa un significato. Se volete, è la capacità di trasformare qualcosa in altro. Polvere di gesso in una parola, onde sonore in una parola. Questo potere di significazione può essere esplicitato in varie forme, o attraverso dei segni, diciamo così, o attraverso dei simboli. Il segno è formato da un significante, la cosa che produce quindi il significato, poi c'è un significato, quindi l'idealità mentale, che mi viene richiamata, ricordata quando io vedo il segno, e dunque il referente, ovvero la cosa che viene indicata dal segno. Un esempio potrebbe essere la parola che io in questo momento sto pronunciando in sé è il segno. L'idea che richiama nella mente di chi ascolta è il significato, ecco, quindi c'è un significante, segno, la parola, poi c'è un significato, l'idealità che si forma nella mia mente, e quindi c'è il referente, se la mia parola, per esempio, è il libro, ci sarà un libro in uno scaffale e quello è il referente del mio dire. Il simbolo ugualmente è strutturato come un segno, ma ha una differenza sostanziale. Esiste tra il segno significante da un lato e il referente, un rapporto ben diverso tra segno e simbolo. Nel segno questo rapporto è posticcio, è un rapporto che può essere definito contingente, occasionale. Il segnale di via libera in un incrocio è il verde, ma nessuno vieta, dopo opportuni accordi, che possa essere un altro colore. Nel simbolo invece il legame tra il segno significante e il referente è un legame direi ontologico, essenziale. Il segno significante appartiene al referente, come può essere l'acqua che è segno della vita, in quanto non solo rimanda a qualcosa, ma appartiene proprio alla vita stessa. Senza acqua vita non si dà. Un esempio classico nella teologia del simbolo è appunto il sacramento, che è un segno efficace della grazia in quanto è un segno che appartiene a quella realtà che significa. Allora ecco che il linguaggio è una capacità di significazione strutturata, costruita intorno sia al segno che al simbolo. Ora, se noi andiamo a leggere la Dei Verbum, come pure faremo, vi è un passaggio dove si dice chiaramente che tutta la rivelazione è strutturata con gesti e parole, quindi non solo segni, ma anche simboli.
A questo punto possiamo chiederci allora, la parola dove trae la sua origine? Ecco, non è questo solo un problema filosofico, è anche una questione teologica che ci permette di cogliere la profondità di quella magnifica immagine che ci offre il prologo di Giovanni quando ci presenta il principio come logos. Perché la rivelazione poi è l'evento del logos nella storia. Dunque, ci chiediamo, dove ha origine il linguaggio? Solitamente la teoria convenzionalista sembra essere la risposta più facile. Il linguaggio nasce da un accordo, quindi c'è una natura convenzionale intorno al linguaggio. Questa è una teoria sciocca, poiché non è possibile ipotizzare qualcuno che inventi un linguaggio, anzi, che inventi il linguaggio per la prima volta e che lo possa dunque insegnare agli altri. Per poterlo insegnare deve già possedere un linguaggio. La teoria convenzionalista, in effetti, oggi è ancora sostenuta da qualcuno che, tuttavia, mostra di non avere nessuna capacità speculativa. C'è un'altra teoria che viene proposta, che si affianca e un po' scalza la precedente, è quella evoluzionista. Si parte dicendo che il linguaggio appartiene al mondo della natura. Una cellula, per esempio, è già capace di comunicazione nel momento stesso in cui si duplica, c'è un passaggio e una comunicazione di linguaggio genetico. Poi l'evoluzione avrebbe fatto il resto. In tal modo, quindi, tra l'animale e l'uomo non c'è un vero salto qualitativo, ma c'è solo un'intensificazione delle capacità linguistiche. L'uomo direbbe solo meglio quello che comunque dice anche l'animale. Ma questa teoria evoluzionista ha un punto che rimane oscuro, e cioè non è affatto vero che l'uomo riesce a dire meglio rispetto ad un animale. Il punto è che l'uomo riesce a dire di più, in un senso qualitativo e non quantitativo. L'uomo riesce a dire qualcosa di altro e di diverso rispetto all'animale. Mi spiego dicendo che gli animali possono parlare, tra virgolette, solo del loro presente, del dato di fatto, di quello che immediatamente si offre. Non riescono invece a far presente l'assente. In tal modo non raccontano, non anticipano il futuro, neanche immaginano. Nell'uomo abbiamo invece una narrazione, abbiamo una trasmissione culturale, in effetti, abbiamo la possibilità di anticipare il futuro, di descriverlo, la possibilità di parlare dell'utopia, di tutto ciò che non è presente e che forse non lo sarà neanche mai, come quando parliamo del ciclope oppure parliamo dei marziani. Naturalmente, questa strana capacità, che è una capacità di rendere presente l'assente, poi diventa fondamentale in quella questione che noi diciamo essere Dio. Il linguaggio umano, dunque, ha una capacità che non ravvisiamo altrove, e cioè rendere presente l'assente. Quando allora Giovanni ci parla del Logos, ci parla di colui che solo può rendere presente l'assente. Solo la parola umana può farlo e il logos, assumendo la carne, diventa quella parola umano-divina che rende presente il grande assente dalla storia. Ma questo non è ancora tutto. Perché in effetti l'immagine del Cristo Logos è
un'immagine pregna che ci parla di un logos che anticipa l'uomo. Lo abbiamo visto con il fallimento della teoria convenzionalista. Non potendo l'uomo collocarsi fuori dal linguaggio, perché se così fosse non potrebbe più rientrarci dentro, bisogna concludere che il logos precede l'uomo, il linguaggio precede l'uomo. L'uomo, venendo al mondo, è sempre dentro, è sempre preceduto da un logos. È così che il logos è in principio. Ecco, queste poche battute ci aiutano a cogliere la profondità, certo, di quella immagine proposta da Giovanni, il Logos, che è in principio, ma ci aiutano anche a comprendere questa dimensione linguistica in cui si iscrive la rivelazione. Altri aspetti della rivelazione, rimanendo in questo livello tra la filosofia e la teologia, possono emergere mediante l'analisi di quelle che sono le funzioni del linguaggio. Il linguaggio umano in effetti non solo è un linguaggio informativo, ma è anche un linguaggio relazionale, quindi un linguaggio che permette all'uomo di entrare in contatto, in relazione con gli altri. E poi un linguaggio espressivo. E questa è la dimensione, più sfuggente del linguaggio umano. Linguaggio espressivo vuol dire che talvolta noi parliamo, diciamo, senza che ci sia nessuno. E ciò non vuol dire necessariamente che siamo fuori di senno, ma vuol dire per esempio che mi trovo in un'automobile fischietto e faccio qualche commento a voce alta. Può voler dire che scrivo una poesia, un diario che deve rimanere segreto, che nessuno deve leggere. Lo faccio semplicemente perché in questo modo mi esprimo. Insomma, esiste un parlare dell'uomo che non è riconducibile né all'informazione né alla relazione, è puramente espressivo. E allora ecco, in queste tre funzioni noi possiamo cogliere altrettanti significati della rivelazione. La rivelazione infatti ha la dimensione informativa. L'aspetto trinitario di Dio sarebbe un aspetto completamente irraggiungibile, oscuro alla ragione umana. È una informazione, ecco, che viene veicolata attraverso la rivelazione. Ma la rivelazione ha anche, nella sua funzione linguistica della relazione, lo scopo di costruire la tenda e abitare, no, con l'uomo. Quindi attraverso la rivelazione Dio torna a passeggiare tra gli uomini per intrecciare relazioni con loro. La rivelazione qui mostra tutta la sua funzione di relazione, tutta la sua funzione di legame. E infine, e questo è l'aspetto che a me piace, non voglio dire di più, ma particolarmente perché rimane molto spesso oscurato dai precedenti due, la rivelazione ha anche una dimensione espressiva dove ciò che si mostra è il cuore di Dio, dove ciò che si mostra è l'intimità di Dio. La rivelazione è la poesia di Dio, per riprendere l'esempio che facevamo prima. Nella rivelazione io posso accedere, ecco, al cuore segreto, appunto, di Dio. E questo è un altro aspetto che non deve essere mai dimenticato. La rivelazione ora senz'altro ci comunica della verità, delle verità, ma la rivelazione offre anche l'opportunità di una relazione, del rinnovarsi, del rinsaldare una relazione. E infine la rivelazione ci presenta l'intimità di Dio. Concludo richiamando come il mondo del linguaggio ci rinvia anche alla comunicazione, dove la comunicazione non è un semplice scambio di informazioni, ma è un evento dove le barriere vengono abbattute. Comunicare vuol dire rompere i muri,
vuol dire abbattere le barriere, vuol dire accorciare le distanze e toccarsi. Per questo anche l'Eucaristia può essere espressa nei termini del fare comunione, fare la comunione. La comunicazione è comunione. È così allora che una parola diabolica è una parola che si perverte, che non comunica, ma che separa, che divide. Ritorniamo alla comunicazione nel suo senso più autentico, più sincero, quindi il linguaggio crea questa comunione, è un evento, possiamo anche definirlo come un evento di fraternità, è l'evento dove le barriere appunto si abbattono. Ecco, la rivelazione è un processo di comunicazione, dove non c'è solo il presentarsi di Dio agli uomini, ma c'è proprio l'intenzione, quindi è un dire che è anche un fare, è un dire performativo, così in senso tecnico si dice, che deve creare la comunione, deve abbattere l'inimicizia che c'è tra l'uomo e Dio affinché possano riallacciarsi delle relazioni, direi fraterne, considerando il Cristo il primogenito.